Hello boys! Come andiamo anche stasera? Belli carichi? Ok. Vediamo se è partita la notifica perché mi sa che non è partita. Sa che non è partita la notifica della live, ragazzi. E che cazzo? No, a me non è arrivata nemmeno, infatti. Facciamo ripartire un attimo la live. Paura, chi è? Vittorio, grazie per like e condivisione. Mamma, tocca cacare sotto. Dai, adesso partiamo. Stavo aspettando un attimo che entraste un po' tutti. Vediamo, intanto devo cercare il gioco che l'ho qui da qualche parte. Francesco. Allora, i giochi ce li abbiamo. Ecco qua. Iron Head. E apriamolo intanto. Io che volevo papparmi il mio pudino. Come va, ragazzi? Tutto bene? Ok. Perfetto. Dovrebbe esserci tutto. Scrivo anche sul gruppo sostenitori. E andiamo, intanto che mangiamo il nostro budino. Tra l'altro, stavo guardando perché volevo far vedere a qualcuno il gioco e ho fatto vedere un gameplay randomico. Stavo guardando. E sto facendo vedere un gameplay a cazzo di quelli trovati per puro caso su internet. E Madonna Santissima, che noia mortale. Cioè, era uno di quei gameplay silenziosi dove tu fai vedere semplicemente il gioco, ok? Ma tutti gli encounter che noi abbiamo avuto, lui li ha persi tutti. Cioè, c'è una scena che avevamo colto noi, dove stiamo camminando in mezzo a un prato e improvvisamente ti giri un secondo e compare un albero. Proprio un albero in mezzo a questa radura piena. Ed eravamo lì e abbiamo capito che quello era Sirened, ok? Niente, nel video lì il tizio sente il rumore, quell'allarme che parte, che è il suo verso, diciamo, e continua ad andare dritto, cioè non reagisce, non fa niente. Ok, che è un gameplay senza voce, senza emozioni, diciamo, però cazzo,
Se devi far vedere la svolta horror, falla vedere, non fare il vai dritto per dritto, cioè è vuoto perché perdi anche quel jumpscare, quel momento di inquietudine dove tu sei lì e c'è questo albero in mezzo ai coglioni che tu non sai veramente che cosa fare. E lui invece niente, ha camminato dritto per dritto. E poi nella scena dove sei nella torre, c'è lui che guarda perennemente per terra e perde il momento in cui sei nella torre e ti passa davanti il mostro gigantesco in cima a sta torre altissima. E lui non lo vede perché sta guardando per terra, perché sta facendo il gameplay così. È un tizio che va in giro, così. E cammina. E boh, cioè nel senso, ho guardato sto gameplay, una noia mortale. Cioè, ho guardato fino a dove siamo arrivati noi, che era quel punto lì. Ah. Oh. Ok, possiamo anche partire, direi. Ah, tra l'altro, adesso lo finisci. Dovrebbe durare poco, in teoria dovrebbe esserci un'altra mezz'oretta, ovviamente considerando noi ci impiegheremo un'ora. Volevo farvi vedere una bella robina che magari voi non avevate notato, ok? Datemi un secondo. Lo vedete? Cosa c'è dietro al cerbiatto? Lo vedete in mezzo a quegli alberi, proprio qua al centro adesso ve l'ho messo. Guarda, guarda cosa c'è lì. Lì al centro. Non lo vedi? Non la vedi quella figura nel menù in piedi tra gli alberi? Io l'ho notato perché mi è venuto in mente che cos'è? Quella è la creatura. Quella roba gigante che c'è tra in mezzo agli alberi. Ok? Quella è la creatura. Non so se si vede bene. Ve la ingrandisco ancora di più. Guarda, proprio. Ti faccio vedere. Guarda. Vedi le sue gambe spuntare da un cespuglio. E poi il corpo. Il mostro. Sì, è il mostro quello. Ed è nel menu così. Guarda, aspetta, torniamo indietro. Così. Tu non lo vedi, non lo vedi neanche, non ci fai caso se non stai lì proprio a col telescopio a guardare tutto quanto. E non ci fai caso. Devo abbassare un pochino il volume perché ho visto che sto facendo dei picchi altissimi e non mi piace. E andiamo, ragazzi. Continuiamo. Federico, ma vaffanculo. Ok, dobbiamo un attimo anche capire che cazzo dobbiamo fare qua, ragazzi. Qualcuno di voi ha intuito un attimo di... Pescare, ragazzi, è fuori discussione. Devo trovare accesso alla Greenstone Cave. Cazzo è? Vai, siamo partiti ufficialmente. Medicine.
Vecchio orologio, siren. Accesso alla watchtower. Well. A big screamer, un grande urlatore, come lo chiamano. Ok. Chiamata d'emergenza. A me viene il dubbio che quando noi siamo andati su... vi ricordate che siamo andati in questo punto qua, fuori dalla cava nord, e c'erano delle rocce che bloccavano il passaggio? Il mio dubbio è che quelle rocce in realtà non ci siano. Cioè noi siamo andati lì in quel momento e c'erano, ma adesso non ci sono più. Secondo me è quello. A meno che non dobbiamo entrare in questa caverna qua dove eravamo andati l'ultima volta. Era una moto, che paura. Dobbiamo entrare in questa caverna qua. Ma mi sa che ce l'avamo già passati, giusto? Sì, ce l'avamo già andati per controllare se potevamo scavare o meno. Esatto, non potevamo proprio entrarci. Aumenta la luminosità. Devo andare un attimo nel menu. Proviamo così. Ehi, Dorel, buonasera. Come va? A me non sembra sia cambiata la luminosità. Per voi è cambiata? Per me no. Forse un pochino. Abbiamo capito che mi sa che terrò la torcia tutto il tempo. Possiamo anche provare a vedere qua sopra se c'è. Abbiamo trovato bolt cutter e mi ha detto che sono delle, come delle chiavi. Va bene. Cosa abbiamo trovato nel capanno noi? Ah, giusto, la canna da pesca. Questa non ci serve. Esamina. Ma perché non prende su un coltello? Cosa così? Ok, quindi qui dentro. Che power. Non c'è niente. Ma di qua cosa c'è invece? Ma Gesù e Giuseppe. Ciao? Dove cazzo vai? Dove sto andando? Ho paura, mi sa che sto buggando il gioco. Non mi sembra che debba andare di qua. Dove sono? Secondo me non dovrei essere qua. Ho come sto presentimento. Raga, sono fuori dalla mappa. Perché mi devi nominare per un capriolo? Guardalo, Dorel, c'è lì che mi fissa, cosa ti devo dire? Secondo voi muoio se cado? Aspettate, riproviamo a sistemare la luminosità. E
E un po' questi giochi c'hanno questi problemi qua che non salvano. Mettiamo ombre migliori. Boh, speriamo che così cambi. Ragazzi, è successo. Doveva succedere ed è successo. Ok, noi abbiamo delle tronchesi. Che cosa possiamo aprire con le tronchesi? Il capanno! Giù dove c'era la segheria, c'era una porta che possiamo aprire con le bolt cutter, secondo me. Ed è lì. Magari era l'unico bug del gioco che hai trovato. No, ne abbiamo trovati di bug. Tipo il fucile che mi passa in faccia, mi passa attraverso la faccia. E le luci che, boh. Sì, tra l'altro da me i colori sono pure diversi, cioè ce l'ho tipo in rossiccio un pochino. Voi ce l'avete un pochino più realistico. Ah. Le tronchie servono per i lucchetti, sì, e in teoria giù dove c'era la segheria c'era una porta con un lucchetto. Sta buono tu. Io l'ultima volta ho trovato un fungo qua in giro. Vorrei trovarne altri. Ah no, no, Fox. Una volpe morta. Se avete dei funghi, ditemelo. Ah, è perché se lo fosse perso qua è dove c'è stato il momento quello dove c'era l'albero ambiguo. Che secondo me era una scena perfetta perché mi sono girato proprio tipo tac e improvvisamente è comparso un albero. Prima che te lo dico me li mangio. Sì, tra l'altro, se ce li ho. No, non ce li ho più. Erano belli perché erano tipo dei porcini. Erano super adorabili i funghi di sto gioco. Facciamo una bella roba. Salviamo qui. Ok. La segheria dov'era? Di qua? Di là. Di qua? Di là mi sa che c'era la caverna dove eravamo andati, dove abbiamo trovato la chiave per la torre. Vabbè, oh, io tengo... Bastardi! This is not happening. This can't be real. No, ragazzi! What the fuck? Dov'è? Dov'è? Sì che l'ho visto, voi l'avete visto. Era lì, ma dove cazzo è andato, ragazzi? No, 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 no. Non mi puoi fare sti scherzi.
Era di qua? Sì. Ok. Non ho capito che cazzo era. È il mostro. Adesso, se volete, vi faccio rivedere la clip. La mia mano era dall'altra parte comunque. Comunque i salti di sto personaggio sono dolorosi. Esamina. Perché sento qualcosa? Ok. Qua dobbiamo andare dritto, sinistra o facciamo destra? Scendiamo giù dritto, credo. What the fuck? Come prego? Dov'è? No, dai, ti muovi troppo. Ma mi può raggiungere secondo voi? Mi raggiungerà secondo voi? Ti avvicini qua, ti giuro che impazzisco. Io devo andare di là veramente. Anche no. Perché sta facendo un giro? Oh! Sta facendo un giro, ragazzi, l'avete visto tutti, sta facendo il giro. Perché torna qua davanti poi? Vedi che sta facendo il giro di qua, perché? Chi è sta rampa? Tracy, mannaggia te. Posso tornare su, vero? Oh, non facciamo scherzi. No, no, ok. Mannaggia. Eh sì. Fa più ridere. Sì, fa ridere di per sé. Sai qual è il problema, Dorel? Per te fa ridere perché tu vedi il mostro che è tipo buggatissimo. Per me fa un po' paura per il semplice fatto che non sai se da un momento all'altro possa passare attraverso le pareti, visto che è buggato. Salva. Ma se salvo vi perdete poi il momento clou che abbiamo visto prima. Dai, se muoio almeno rifacciamo quella scena lì. Super creepy. Hai visto? No, ha visto qualcosa però. Oh. Il problema è che se adesso mi... Oh, ok. Don't... Do not touch.
scale. Check breakers, pipes, tools. Ma io dove sono? Alla fine hai pescato, non sono riuscito a pescare. Ma noi dove siamo? Tools. Ok. So che siamo bloccati in qualche punto, noi. Mannaggia te. Prendi. Grazie per aver restituito la mia chiave inglese. La prossima volta che ho bisogno di oggetti. Bisogno di oggetti, non pensarci nemmeno a chiedermelo. Devi riparare quella valvola il prima possibile. Buona fortuna a trovare un rimpiazzamento per quei tubi arrugginiti in questa spazzatura all'entrata della foresta. Mi ha visto. Diciamo che non mi hai visto. Oh shit! Ma se ti sparassi? Raga, non gli ho fatto un cazzo di nulla, l'avete visto? Vai via lo spray per gli orsi. Ma se tipo lanciassi un sasso? Mi sa che non mi prende qua. What the fuck? Oh madonna! Figata però, cioè è buggato lui, eh. Oh, non t'azzardare da... Guarda che bello però, ragazzi. L'avete visto? E io poi... Oh, madonna santa, stava per raggiungermi. Ma se tipo provassi a passare dall'altra parte adesso? Merda. Raga, non so veramente come passargli accanto, e questo è il problema. Provo a sparargli, raga. E qua, stronzo! Ho paura di te. Aspetta. Stronzo? Senza farti vedere. Ma è fermo qua, ragazzi, non posso farci nulla. Oh Madonna. Si gira anche. Ho come il presentimento che io debba tipo correre e sparare. 1, 2, 3. Cosa ho visto? Oh, shit! Hola a tutti, io provo a dormire. Sì.
Come no? Ho apprezzato il senza farti vedere o sentire. Ah, c'è un autosalvataggio. Io che volevo far vedere a Tracy la parte un pochino più carina. Oh Madonna. Allora, se vedete un palo tipo della luce, è lui. Ok, l'ho visto. Qua c'era il... Ok. Questo. Mi serviva sapere questo. Quindi dimmi il lavoro. Ho trovato una mappa. Ok, devo esplorare. Esplora la factory, così. The last place. Ah, ok, io semplicemente devo andare. Secondo me mi ha visto. E mi ha visto. Guarda, è brutto bastardo. Come se non ti vedessi. Come se non sapessi che sei tu quel merda qui. Eh? Scemo di merda. Scemo di merda. Ti lancerei i sassi ma non... volevi! Tieni un po' di spray. Ah, ha finito. Come un altro lupo, dove? Mannaggia, oh, sti cazzo di lupi, eh. E io come cazzo ci passo? Prima ero riuscito a fare una roba del tipo sparando qua. Vedi, lui si sta muovendo in quella direzione, quindi io adesso... Ed è tornato di qua, mannaggia. Alla sera. Ah, Marian, quindi vai subito a dormire o ci provi? Un maleducato sei. È un'uscita? Apriti! Apriti! Io mo che cazzo faccio qua? Hello? How may I help you? Tronchesi. Non è una porta. Oh, Madonna. Sì, ragazzi, comunque è troppo inquietante. Quando inizia a camminare su quelle otto zampe. Madonna, è un fottuto ratto, guarda. Secondo me mi prende qui dentro. Oh Madonna, ecco perché si abbassava.
Ecco perché si abbassava. Cioè, ragazzi, quindi il focus di questo gioco è trovare il metodo più efficiente per fotterlo. Ma ragazzi, così mi annoio però se devo giocare a nascondino col mostro. Col mostro buggato oltretutto che mi prende in ogni caso. Adesso lui parte. Ok, quindi lui adesso si alza. Se io esco fuori, mi vede lui? Mi vede? Mi vede? Minchia, guardi. Ok, se ne sta andando piano piano. E noi andiamo piano piano, quindi. Va bene. Non so se avete notato, lui prima va alla destra e poi va a sinistra. Noi dobbiamo prendere il tempismo in cui lui prende e va di là. Se andiamo adesso, ci vede? Siamo un po' accovacciati. Dimmi che non mi hai visto di nuovo. Mi incazzo se mi hai visto di nuovo. Ah, me la gioco. Oh, sacca la buona idea, ragazzi. Sto impazzendo per questo gioco. Ah. Io da un momento all'altro lo droppo. Lo droppo questo gioco, ragazzi. Anche se mi stava piacendo. Lo abbandono. Oh. Sì, poi i movimenti, ragazzi, sono orribili del personaggio. Non vi sto a dire. Ok, qua c'è il lupo 1. Perfetto. Giorgio, grazie per il like. Devi andare, devi tipo nascondi. Ok, allora. Io ho capito che mi ha detto devi andare in questa direzione. Il problema è che vedi, lui mi vede in qualsiasi caso. Vedi? Cioè lui sa dove sono. Il problema è che secondo me è buggato. Io adesso ci provo. Devo fare il nascondino. Secondo me, qua a destra dove c'era quel tubo dove potevo scendere e passare sotto. Ok? Non so se avete. Dove prima mi ero nascosto che mi ha preso. Secondo me devo andare lì. Ora, se non funziona, io quitto. Sì, c'erano i lupi, che ti devo dire? Aspettiamo ancora un attimo. E partiamo. No. Buggare adesso. Forse abbiamo scoperto l'arcano, forse Welder ha ragione.
Io ci spero che tu, Welder, abbia ragione, perché così vuol dire che riusciamo ad andare. Secondo voi è mimetizzato in questo momento? Mi è venuto il dubbio. No, eccolo. Ok. Sta andando di là. Ok, in quella direzione. Bravo, bravo. Mi nascondo un attimo qua sotto. Lo vedo, eccolo là davanti. Come mi ha... Era girato, ragazzi, come mi ha visto? Provo a stare qua sotto, vediamo. Ragazzi, che cazzo faccio? Salviamo qui dentro. Stiamo un attimo qua, finisco un attimo il budino che è qua da mezz'ora. Ci metto una mezz'ora, beh. Povero budino. È la mia impressione, non sento più i passi. L'ha indicato di lì? Ma perché il gioco mi prende per il culo? Torna nell'angolino sicuro! L'angolino sicuro! L'angolino sicuro, vai via! Questo è il mio angolino sicuro! Vai via, tu e i tuoi piedi puzzoni! Io spero veramente di non dover andare dove lui adesso. Perché è orribile come posizione per me. Magari passo lì dietro? Forse? Allora, abbiamo salvato qua. Ok, lo vediamo. È lì. Quando lui si gira dall'altra parte per andare di là, ne partiamo. Oppure no? Che bello questo personaggio. Che bello questo gioco! Secondo voi questa è una zona sicura? Dove non mi prende? Sì, il nord è di là. Il mostro ha un punto cieco. È un punto cieco di merda quel mostro, posso dirlo? Dove puntando e lì vede e sente. No, è quello il punto. Welder prima era girato e mi ha comunque visto, sentito quello che è. E ora proviamo così. Mangiamo tutto il cibo esistente sulla faccia della terra. Oh, ciao. Tu non arrivi qua, vero? Invece sì. Vai via! Questa si apre?
Vedi, Welder, questo mostro ha un po' troppi problemi per i miei gusti. Vattene a fare in culo. Ti sparo! Maleducato! Raga, io non so veramente dove cazzo devo andare. Ho girato tutta la mappa ormai. Vedi che non è intelligente il mostro. Da quello che mi sembra, il mostro ti insegue per un tot periodo e mi ha rotto il cazzo, ragazzi, sta cosa. Io spero che qua a destra ci sia l'uscita perché se no piango. Ma non so neanche io dove cazzo sto andando. Non mi vedi? Non mi vedi? Aiuto, ragazzi. Dove devo andare? Vedete un'uscita voi? No, tu non mi prendi qui, eh. Va lontano da questo. Non ti alzare ancora di più, mannaggia a te. Che bella questa cassa. Vero? Ragazzi, cosa posso fare io in questa situazione? Cosa posso fare? Il fucile non gli fa nulla. C'è una mappa che non mi dice veramente niente di quello che devo fare. Oh, aspetta. Ce l'ho il binocolo? Ma perché il binocolo è raggi X? E vaffanculo. Faccio un altro salvataggio. Posso dirti che mi hai rotto il cazzo? Raga, a me questo gioco piaceva, ma se mi devi mettere un mostro a cui devo giocare a nascondino, io lo odio. Soprattutto se non hai programmato l'intelligenza del mostro. Cioè, veramente, cosa devo fare? Dove devo andare? Provo a uscire da qui, vado lì. Appena lui si allontana, vado dall'altra parte. Niente. Niente. Ho capito. Uè, uè, uè. Uè, uè. 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 Check the break. Controlla i freni. Quest'area era vicino all'entrata della foresta, ma è bloccata.
Il percorso intorno alla costruzione sembra molto pericoloso. Dovrei riuscire a sniccare intorno all'edificio. Cazzo che riesci. Guardalo qua. Sì, ok, mamma, adesso vado a studiare. È il nord, è di là. Guarda che bello che è. Non ce lo volete in casa voi, una roba così? Con lo zoom il mostro è fatto veramente bene, ma che bello. Sai cosa faccio? Uso i treni per muovermi intorno a lui? È possibile? Però vai. E vaffanculo. Io ragazzi sono impazzito. Mi sto rompendo. Mi giuro, faccio ancora un tentativo, poi chiudo. Perché basta. Ti ho girato ovunque. Ho girato ovunque. Il mio salvataggio era questo, tra l'altro. Boh, ho provato a correre di là, ho corso di là. Dove cazzo devo andare? Devo andare ovunque. Gli ho anche sparato in bocca giusto per provare. Niente, neanche quello. Piuttosto scarico un altro. Viene un po' su COD, forse sì. Perché mi sa che scaricare un altro gioco al momento è un po'. Cioè, devo mettermi lì. Sai una cosa? Uno di questi ci mettiamo lì. Ci vediamo qualche gioco horror su Itch, sul sito che avevo fatto vedere. E decidiamo con calma. Decidiamo bene. Perché questo era carino. Era bello. A me stava piacendo. Aveva un bel vibe. Aveva un bel feeling. Dai, cazzo, sali su sta cassa di merda. Andiamo nel nostro luogo sicuro. Questo qua dietro, ok. Proviamo a passare di nuovo di qua. Cosa c'era di qua? Ok. Qui niente. Qui niente. Non rompere i coglioni. Qui, niente, qui, niente. Questa non me la apre. Tanto lo so che sei tu questo. Ma un tatuaggio con un ninja? What? Dove potremmo andare, scusami? È questo che non ho capito. Ho fatto tutto. Bello mi ha detto controlla i freni lì. E questi sono. Ma andiamo a controllare. Si può salire qui? Cazzo che si può salire. Là dietro. Andiamo a rivedere un attimo quella mappa là. Perché io sto veramente impazzendo così. Ma ah, i breakers possono essere quelli dell'elettricità, giusto? Proviamo un attimo a tornare indietro.
Qua non c'è nessuna stanza che posso aprire? Boh. Torniamo qua. Siano questi? Ma non sembra. Qui? Niente. Com'è sta mappa? Io sono qui e devo andare esattamente lì. Dove eravamo prima, praticamente. Ok. Ah, c'è un mini ufficio qui. Lui mi diceva di andare qua. Ok, proviamo. Perché forse ho capito. Forse. Ed è lì. C'è un mini ufficio. E probabilmente devo entrare lì dentro. C'è una porta. Via. I better not touch that. It's offline. Oh, grazie, una patata. È spento. Ok. Dimmi che non mi hai fatto fare tutto sto preludio inutile. Per poi farmi andare là. Nello stesso punto dove ero prima. Ok, tu torna dall'altra parte, non rompere più i coglioni, grazie. Ok, devo forse tornare di lì. Bene, rifai tutto il tuo giro del cazzo. Grazie. Appena tu oltrepassi quello, io me ne vado qui. E non mi vedi? Ti tapiti, te ne vai a fare in cucciolo. Ok. È lì che mi spia. Ti levi dal cazzo. Levati dai coglioni, vai via. Guarda. Ciao. Ok. Mi sta andando a sinistra. Madonna che ansia quel movimento lì però, eh. Ecco. Ma mi diceva qui. Qui c'è qualcosa. Ok. Cioè, nessuno l'aveva vista che c'era una fottutissima scala. Io non ce la faccio, ragazzi, io non ce la faccio. Siamo arrivati qui e c'era una scala. Quanto è divertente.
Quanto è divertente. Sto ridendo. Dov'è la chiave inglese? Dove cazzo ha detto che era la chiave inglese? Ragazzi, dov'è Sirened? Dove sarà mai? Non lo so. Raga, dov'è Sirened? Del cazzo è andato veramente adesso. Raga? Dov'è? Raga, non c'è più. Dove è andato? Era un albero e non c'è più! Cos'è successo? Ok, potrebbe essere il momento. Ok. Oh. All'entrata della foresta. No, ma raga, dove è andato? Secondo voi è despawnato per errore? No, dai, non. Non può essere successo. Ragazzi, rido se è successo. What? E così non si fanno i giochi, ragazzi. Vabbè, oh, ragazzi. Facciamo una bella roba. Salviamo qua. YOLO. E io non mi lamento, eh. Che vi devo dire? Non mi lamento. Dov'è? Ma non me l'ha presa su, veramente? No, non dirmi che non me l'ha presa. Non me l'ha presa, ma perché sto gioco fa così? Raga, non mi ha preso l'oggetto, l'avete visto? Ma guarda te, l'hai lasciata a terra. Ma fatto take. Ok, adesso ce l'ha fatta. Prima me. Cosa ho premuto? Tasto destro? Mi stai dicendo che ho premuto tasto destro prima? Oh, sto gioco, ragazzi, mi fa perdere la pazienza.
Col braccio che si spezza, però fa niente. Mi è venuto il dubbio. Avete visto che Sirened è scomparso? La porta è lì a sinistra. Secondo voi si è buggato ed è caduto giù? E quindi tipo noi adesso apriamo la porta e ce lo troviamo buggato qui dentro? Ok, sembra di no. Esamina. Questo è un oggetto utilissimo. No. Leggi. Ho messo ok. Oh Madonna. Ragazzi, il messaggio diceva: se vuoi attivare l'elettricità, devi cliccare casualmente i tasti. L'ordine lo scoprirai. Ok, questo sembra essere il primo. Tu, no, aspetta, giù, su. Io non voglio più giocare a questo gioco, ragazzi. Dopo questa stronzata, non voglio più giocare. Perché per me questa è una stronzata, veramente, ragazzi. Secondo me è ancora despawnato quello. Beh, non sembra esserci. Oh, le telecamere. E che è successo? Oh. Oh. Oh, c'è la foresta, volevo dire. Perché ci sono ste rientranze? Magari è bloccato il passaggio, ovviamente. Dovresti portare Resident Evil? Doom, mi piacerebbe vedere le tue facce. Doom, secondo me, dovremmo giocare il 3, che è quello un pochino più horror. Quello è molto carino, secondo me. Leggi. Ne ho abbastanza, Douglas. Smettila di fare quei suoni, non è di più divertente. Ieri Tom si è spaventato e si è rifiutato di tornare nel tunnel, quindi ho dovuto fare tutto il lavoro da solo. Dobbiamo sistemare il tunnel il prima possibile. La prossima volta che ci vediamo, conviene che tu chiuda quella cazzo di mucca o te la chiudo io. Posso dire che tipo è stra-inquietante questa cosa?
Andrea, mannaggia te. Ho uno spray per orsi, non ho paura di usarlo. Vai via! Hai capito? Come pensavo, stronzo. Non azzardare mai più, eh. Ragazzi, c'è il broncio, guardatelo. Wait, what? Cioè, se io tiro fuori la mia torcia e poi accendo la torcia che ho in mano, faccio più luce. Perfetto. Ah. Posso dire che questi non mi rassicurano per nulla perché mi sanno tanto di... Da un momento all'altro non sono più stalattiti, stalagmiti, quello che è. Ancora il mio spray? Ah, ancora paura di me. Come pensavo. Ho una gemma mia. Dancing in the moonlight, everybody. Ok, secondo me non devo stare qui. Però dai, l'atmosfera un po' ce l'ha, a parte un pochino di errori, il gioco è bello, è quello che mi dà fastidio, che il gioco è carino, ma si perde, purtroppo. Cioè dai, dimmi che da un momento all'altro uno di questi non è Siren Head. Quello mi puzza un sacco. Siamo qua, dobbiamo salire. Oh no, questa la vedo brutta. Foresta sussurrante. Se vedete degli alberi strani, fatemelo sapere. Questo è buono. Bello buono questo fungo. Questo è un tabbiotto come quello che c'era all'inizio. Madonna, ma ragazzi, ma questa torcia... A parte il fatto che fa una luce di merda, poi non si vede niente. Quello è un alveare. Secondo me se mi... Stavo per dire, secondo me c'è qualche animale se vado lì? Oh, guarda qua, un po' di luce. Dov'è lo spray per gli orsi? Spruzzo via tutto! Ma mi scureggia! Che maleducato.
Si ha paura comunque, ragazzi. Allora, noi seguiamo i pali della corrente, ok? I tralicci. Gli alberi strani, vi ricordo, segnalatemeli subito, scrivete in chat. Appena li vedete, ok? Che è più o meno il verso che farò quando li vedo, quando me ne accorgerò che sarà troppo tardi. Quello che mi spaventa è che, a parte il fatto che potrebbe essere uno di questi tralicci lui, della corrente, è che da un momento all'altro, tipo io senza accorgermene, passo accanto a uno di questi. Chi è lui? Non sta per succedere qualcosa. No. Perché il suono adesso arriva da dietro? Secondo voi se guardo qua sotto lo vedo? L'ho appena fatto. Io seguo i tralicci. Datemi supporto morale. Non sta per succedere nulla di brutto. Dov'è il mio fucile? Eccolo. Questi alberi sono tutti amichevoli, vero? 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 No, 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 non mi vedi, non mi puoi prendere, vero qua? Hello? Salve signore, dovrei parlare della sua polizza. Perché mi sto sollevando, mi sto scendendo? Ok, adesso si vede un pochino. Il problema è non so se lui vede la torcia. Dai, me la sento che questa camera qua è aperta. Non è aperta. Perché è insanguinato? No, ti prego! Prego, dimmi che mi ha fatto un autosalvataggio lì alla fine del ponte. Vabbè, all'inizio, dai. Sai cosa voglio fare? Voglio andare laggiù. Qua a sinistra, ho visto che c'è una piccola discesa. Secondo me c'è qualcosa qua sotto? What? What? Avete visto?
Cazzo è? Cioè viene da lì il rumore, c'è proprio un punto. È più inquietante questo di tutto il gioco, ragazzi. Cazzo è? Madonna, ragazzi! Ma che cazzo era? Lo sapevo. Non mi fa andare su. Ovviamente, ragazzi. Basta! Ragazzi, io non lo sopporto. Perché l'hanno dovuto fare così? È come rovinare una bella idea, ragazzi. Il gioco, cioè, anche sta scena qua. Minchia che ansia che cioè, attraversare un ponte così. E non c'è niente, questo è il bello, non c'è niente. Però è bella la paura che crea. Poi quella roba lì non ho capito cosa sia. Il mio dubbio è che sia una zona dove c'è tipo fa freddo e quindi il tuo personaggio inizia ad avere il fiatone con. Se non va, va. Facciamo un ultimo tentativo così un pochino più sneaky e incrociando le dita ce la facciamo, dai. Guarda, eccolo là. Quindi non ci ha visto. Così un pelo si vede, ma non si vede tanto in là. Che palle. Cioè, che mannaggia te. Eccolo là davanti, l'ho visto in teoria. C'è un animale, tra l'altro. Un lupo. Cioè, capisci? Ci sono pure i lupi. Allora, io faccio una roba. Mi metto qua. Salvo. Questo è l'ultimo tentativo che faccio. Poi vado su COD, faccio una mezz'ora su COD. Ci dovrebbe essere Doral, ci dovrebbe essere anche qualcun altro. Ok. E ti giuro, iddio, se c'è questo cancellino, tu mi dici, non posso passare. Tacope, fighe, tacope. Se mi dici che non puoi oltrepassare. E che cazzo faccio qua? Beh, ti levi dal catto. Maleducato. Secondo me si faccia così. Dai, non mi vedi.
Ma perché c'è sto bug qua orribile? Ragazzi, come me lo rovini l'horror così? Ho fatto pure un bel po' di complimenti a sto gioco io, ma io non ci credo. Dovremmo andare lì dentro? Ah, dobbiamo andare là dietro magari. Open. E non si apre. C'è il cazzo. God, you're here. Che Did you see that thing? Sarah broke her leg, so we can't run away from it. We hide here, but I don't think it will simply let us go. It's chasing us the whole queste time. What do you animazioni sono mean? We orribile. saw it several times down in the valley. That's not possible. It's been here all along. I've seen it. Look, I found these bottles. Frank is out of his mind. I think he put this in the water or something. Sarah, come on. Whatever happens, I've done what you stay asked. Here. I've done it for you. I was looking for her all that time, and you found her for me. Stop it! Do you recognize this bottle? You poisoned us! No, you don't understand. Sta bottiglia? Me too. Otherwise you won't hear her calling. Ma chi è che sta parlando, a parte lui? It will come and save us. It won't come. You are sick. It's just a hallucination. No, you are wrong. It speaks to me. See? It's here. Secondo me se lo mangia. It's just in your head. It's not real. I see it. I hear it. I don't understand. Everything is upside down. Oh, my head. How much of that shit did you eat? Too much. Go for Sarah. I'll take him and let's get out of here. È la recitazione di un film porno questa. And headed back to the city. Sarah is recovering fast, but Frank didn't get back to normal. The next morning, Jack decided to search for Trevor, but did not find any trace of him. We decided to not talk about what happened that night. Io ragazzi non ho niente da dire, io non ho niente da dire. Ah. Questo non è riuscito a programmare i movimenti umani, ok? E in più, New Game Plus. New Game Plus. Posso cliccare un attimo per vedere. Survival mode. Quella la voglio provare però, giusto per il meme. Ok, ragazzi. Facciamoci una partitina COD, va che le mei.
Sono allibito, ragazzi. Sono allibito. Io traumatizzato, ve lo dico. Non mi vedete più streamare adesso. Dopo questa basta io, basta, basta. Non mi è piaciuto per niente il finale. No, per niente, anche a me, hai ragione. Più che altro, cioè, lui ha detto, sono tutti, è tutta finzione, tutti questi mostri non esistono, ste cazzate qua. Ok. E fin qui è quello che ha detto il protagonista. O l'amico, non si è capito bene. Ma il protagonista, come si è ammalato? Come fa a vedere la creatura se lui non è stato avvelenato? Come? Ha detto che gli altri gli aveva dato da bere una roba e si erano ammalati per quello. Ma il protagonista, com'è possibile che vedeva quella cosa se era tutto dovuto a un veleno che gli ha dato? Play the bet. What? La beta? Ma non è ancora uscita la beta? Play the beta. Perché? E vabbè. Niente, il gioco, ragazzi. Ma domani esce, no, il 15. Non è, scusa, domani è per guardare Call of Duty Next, che è l'annuncio dell'evento. Doral. 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 Hanno tolto di nuovo. Hanno tolto di nuovo, Reber. Di nuovo. 12 ottobre esce l'accesso anticipato alla beta, se non erro. Lo riempio di inviti finché non accetto. Ma quindi ho sbloccato la skin. Ah, meglio questa. Meglio anche questa. E poi mi tocca vedere gente che gioca col PvP. Vi prego, facciamo una petizione per rimuovere le armi in hipfire. Cioè, quelli che sparano senza mirare. Per l'amor di Dio, rimuovete quelle armi lì. Ve lo chiedo. Gentilmente, Brambo. Se non lo fate, potete. Vediamo. Vabbè, facciamo. No, cosa sbaglio? Andiamo un attimo in singolo. Ed ora, appena ci sei, vieni pure. Scrivimi in chat. O invitami. Sono disperato. Ho perso due live intere per provare quel gioco lì.
Carina questa, carina la scia DNA. Una skin di Roland? Figo! Mostro dentro. Questa mi piaceva. Questa mi piaceva un sacco. Mamma mia. Io adoro le skin, quelle stile Valorant che c'hanno i mostri così. Sono spettacolari quelle skin lì. Il problema è che cioè, ce l'ha Valorant e basta praticamente. Oppure quei giochi free to play tipo Free Fire, un po' strani, diciamo. Ah. Raga, sono disperato io, non lo so, ma mi ha veramente buttato a terra. Disperazione mi ha reso più forte. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Giocare giochi brutti mi rende più forte, ragazzi, che vi devo dire. Affronterete dei veri nemici. Era interessante il gioco, poi mi hanno aggiunto sta roba del c'è il mostro, stai attento. Muoviti con cautela. Troppo, ragazzi, troppo. Se volete fare un horror fatto bene, non dategli un'intelligenza artificiale. Perché o fate quelle scene dove scappate e se vi prende perché sbagliate le tempistiche, queste robe qui, e morite, quelle ci stanno. Non sono ovviamente il massimo del divertimento, ma ci stanno. È proprio semplice come cosa. Ma se mi fai un mostro che mi fa la ronda tutto il cazzo di tempo, cioè mi rompo i coglioni io. C'è un nemico qua davanti, se non sbaglio. Madonna! Stava camperando con la Claymore, figa sto ratto di merda. A fare in culo, va. Guarda! Cioè, guarda che team c'era qui dentro. Mi pusha! Mi pusha!
attivo. C'ho troppi soldi per morire, ragazzi. Uno. Non c'è uno shop. Non c'è un fottutissimo shop. Niente. Chiamate qualcuno. Ho paura. What? Perché me ne pinga uno? Boom, fly. Attenzione in alto. UAV nemico attivo. UAV nemico attivo. Non ci credo! Sto scemo! T'ho ucciso! Abbassare la cam che poi non si vede la minimappa? Ma intero l'ho lasciata su, però fa niente, sì, adesso la sposta. Mi voglio tenere ste armi comunque. Facciamo una roba. Oh oh. L'ho visto. Uno è lì. Uno sopra di me. No! Ma riesco a giocarmela? Ma ah, si è aggiornata la safe. Ecco perché mi ha shottato per un attimo.
Anche forse riesco. Ma non ci credo che stai camperando. Ratto de merda. Ma porco di gel. Ecco qua. Ah, oh, Darrell mi ha invitato. Andiamo da lui. Ciao Darrellito! Ciao, bravina! Ci facciamo una bella partita prima di chiudere, che dici? Bella bella, però la voglio, eh. Ti sento bello, bello spento. Oh, garçon. Mamma, carico, carico. Non lo sapevo, non c'era più Rebirth, eh? C'era più Rebirth, se no non accendevo neanche. Sì, guarda. C'è Marius che ha detto, questa è una mossa di marketing. Sì, ma non c'è, cioè, no. Non sai quante persone quittano il gioco per questo. Ma marketing che c'è, no, non l'ho capita, ma comunque. Ma sì, è come dire, il gelato che piace di più, che ne so, è quello alla fragola, ok? Quindi tu cos'è che fai? Metti il gelato alla fragola solo 3 volte a settimana. Così dai l'idea di vendere di più. Il punto è che tu vendi sempre la stessa quantità. Perché la gente che lo vuole comprare, se non lo può comprare il lunedì, lo compra il martedì. Ok? Che utenza crei se crei mini eventi per giocare Rebirth quando prima c'è sempre stata? No. Non ha senso. Prego per la metafora molto poetica comunque. Ma va a dare via il Kjul, va! Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! No, 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 no! È che vogliono far piacere a tutti i costi sta mappa di merda, perché sanno di aver fatto una cagata. Ma chi la vuole giocare poi sta mappa? Ma scusami. Ma se non c'è Rebirth, questa giochi. Perché se vai su Caldera stanno tutti facendo i mondiali di Warzone. Vabbè, ma anche giocando qua, cioè nel senso. Sincero, sì, sincero. Sì, no, no, beh, ma ci mancherebbe, anzi, forse di più qua che là. Quante almeno volte... Qua, almeno qua, muori. Mm-hmm. Se ti va bene, rinasci, allora là magari ti fai una partita di 20 minuti, arrivi e vieni ucciso a un cespuglio. Sì. Dimmi tu quante volte hai acceso COD, hai visto che non c'era Rebirth e sei uscito. Cioè, nel senso, tutte le volte che... hanno tolto Rebirth e tu hai aperto il gioco e non c'era. Cosa hai fatto? Io l'ho sempre chiuso. Io ho fatto qualche partita perché avevo acceso, ecco. Proprio prendere... Però del tipo non è che dici, cazzo, gioco tanto quanto giocavo prima... Su cosa? Assolutamente no. Anzi, dici, vabbè, faccio qualche partita. No. Faccio qualche partita giusto perché ho acceso e poi buona. Ma nulla di più. Capisci che questa non ti crea utenza, te la fa perdere? A quanto pare questi qua non lo sanno. Vabbè. Attenzione.
ha fatto spawnare, non ci credo. Buonanotte, Welder. Sì, tanto adesso 10 minuti. È l'ultima partita della giornata. Poi chiudo la live. Comunque ti sento stra alto, eh? Eh sì, è un po' il problema di Warzone che mi ha resettato il microfono. È un nemico qua sopra. Mi stai seguendo. Sto arrivando. Non ho armi. Devi pensarci tu. E c'è uno qua sotto anche là. 2-2. Resisti fino al loro rientro. Un camper. Un camper col cazzo di cecchino. Dai, ultimo. Vai, starta pure uno. Cioè, inizia la partita e stanno già camperando coi cecchini questi comunque. Assurdo. No. Cos'hai fatto di bello oggi, bambino? Niente. stamattina avevo una call e poi nel pomeriggio ho fatto un pochino di live, ma ho dovuto staccare subito perché hanno tolto la corrente e sono dovuto andare fuori a studiare per la patente, perché sono impedito a fare la patente. Notte Tracy. Notte Tracy. Preparate l'attrezzatura. Manca poco. Perché stiamo a fare la patente. Certo, se no come faccio a venire a provarti? Faccio prima il... Che divertimento c'è a giocare il PPS hack? Madonna, c'avete il pisellino, figa, se giocate il PPS hack. Ma che cazzo di shot ti ho tirato quello là? Che strani i capelli tutti diversi dalla parte. Ah. Oh, adoro. Io spero non rovinino Modern Warfare 2 perché... Perché veramente perdo la pazienza. Arrivo. Sanno che sono qui. Sopra. Ho un contatto. No, ti arriva da qua, da sotto. Fanno il panino. Cercate quello che ho detto. Stanno il tiratore. Come cazzo
Vabbè, ma ammazza un fottuto stronzo sul tetto del bucio di culo del cazzo del culo. Oh madonna, camperato con loadout sulla torre. Ha sparato due colpi. Un secondo d'ora. Ci sono. Sopra di noi c'è qualcuno. Abbiamo loadout se vuoi. Metti adesso va. Puoi già fare l'oddi qua davanti. Mi sparano da dietro. Da dietro. Gioco, ma veramente rotti i coglioni. Cosa vuoi fare, Bravo? Dimmi te. Ultima tentativo istante, poi buona. Perché? Ma aiutatemi. Ma sull'occhiaio, guarda qua. Per l'occhiaio. Che stress che mi fa venire sto gioco. Sta arrivando un nemico. Attenzione. Vaffanculo, ma è così tranquillo. Dora, io spero che tutti i creatori di questo gioco vengano messi alla gogna. Dovessi dirti io cosa vorrei che succedesse ai creatori di questo gioco. Lo sappiamo, lo sappiamo. Facciamo finta di nulla però. Ma vaffanculo, fragolina di merda. Qual è la canna che si mette sul Bixen? Quella base? La canna è l'ultima. Niente, troppo tardi. Che palle.
Vai ping dove vuoi andare, Abramo. Si torna a Winery. Andiamo a sinistra però, lì davanti, lì. Dalla porta qua, sì, sì. Brutto. Acquittato. Che esseri ignobili. Bella Dorel, ciao. Ciao Brambolino. Guarda lì, sulle scale fermi. Dai ragazzi, buona serata, buonanotte a tutti. Stasera solo delusioni, pure l'horror delusione. Sto gioco una delusione. Ciao a tutti, un bacione. Fate i bravi.